Di dimora nel comune di Albinea, dove risiede. L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'aumento di capitale da 700 milioni e il piano di salvataggio di Carige. Per Patuelli, presidente dell'ABI, un successo per le banche italiane. Con un sì quasi plebiscitario, il 91% dei presenti, l'assemblea dell'Istituto Bancario Ligure, superate anche i profondi malumori dei piccoli azionisti, ha votato al piano di ricapitalizzazione, uno schema complesso che, in estrema sintesi, rafforzerà con 900 milioni il capitale di Carige. La svolta c'è stata perché la famiglia Malacalza, primo socio con oltre il 27%, ha fatto un passo indietro evitando così la prospettiva del commissariamento da parte della BCE. Una scelta consapevole e generosa, come commentato Pietro Modiano, uno dei tre commissari dell'Istituto Ligure. Ma adesso per i sindacati ci sono delle priorità. Lando Maria Sileoni, Fabi. Ritorno alla normalità della Banca Ligure. È necessario oggi coinvolgere la Cassa Centrale di Trento anche nel prossimo piano industriale, perché è indispensabile un rilancio definitivo e stabile della Banca Ligure. Ma l'analista Davide Biocchi avverte. L'attuale capitale diventerà una goccia nel mare rispetto a quello futuro, che vedrà entrare in gioco partecipazioni pesanti, tra cui quello di Cassa Centrale Trento, che avrà in mano anche l'opzione per salire fino al 50%. Massimo Giacomini, GR3.